Mi piacerebbe stare qui. Posso pagare in anticipo? La famiglia di Lilith sta percorrendo una lunga strada deserta che conduce a Bariloche, dove apriranno un albergo. Giorni si sentirà meglio. Nel corso del viaggio si imbattono in un medico tedesco che diventa poi il loro primo cliente. L'uso del sangue. L'uomo è in realtà lo scienziato criminale nazista Josef Mengele e la vicinanza con quelle persone, ed in particolare con Lilith, risveglia la sua curiosità scientifica. I poeti scrivono quello che vedono. I pittori lo dipingono. Negli anni che seguirono la Seconda Guerra Mondiale, molti nazisti scappati dalla Germania si rifugiarono in Argentina, dove trovarono accoglienza e tolleranza al punto da poter continuare a usare i loro veri nomi. Nora, la fotografa. Un atteggiamento su cui molti ancora oggi riflettono, e tra questi c'è la regista Lucia Puenzo, autrice di The German Doctor. Possiamo fidarci di lei? Non si sa molto del periodo trascorso da Mengele in Argentina, dove ha lavorato come veterinario, ma continuando a perseguire la sua ossessione per la purezza della razza. Io non ho paura di niente. Una leggenda vuole anche che si fosse specializzato nella realizzazione di bambole di rara perfezione, ed è una suggestione che la Puenzo trasferisce nel film, un'opera piccola come la sua protagonista, ma che ha tanto da comunicare, facendolo con grazia ed eleganza. Hai in mente di morire presto? Non ancora.